quando si è rivotato poi nel 1864, dovevano votare per forza, non è che potevano tornare a casa per votare, quindi visto che Lincoln era importante che vincesse di nuovo, hanno inventato questo sistema che quest'anno poi è sotto i riflettori proprio per la questione Covid, la possibilità di votare per posta, una cosa molto avversata da Trump. Sì, però penso anche che questo sia stato, come dire, l'accordo per avere questo Stato federale, perché altrimenti comunque non si sarebbe sanata la ferita, come non si è mai sanata, però perlomeno, Infatti. ma perlomeno però alla fine si vota tutti per gli Stati Uniti d'America, capito? Quindi questo è un po' con la particolarità che questo voto conta in modo diverso. Perché? Perché le due coste sono quelle molto più popolate e quindi avrebbero sempre vinto sull'America profonda, sugli stati del centro-sud, insomma. No? No. Non credi che Sì, sia pure certo. questo? No, la ragione sia una ragione che risale appunto a quello scontro così cruento che nella storia ha segnato la. Ha prodotto una ferita che non si è mai rimarginata. Questo è un po'. E così Quello è arriviamo, certo. ecco, così arriviamo ancora a tutte le manifestazioni che si svolgono per gli eccessi della polizia. Ne abbiamo già parlato, ma purtroppo dobbiamo continuamente adeguare gli incidenti e le morti che si susseguono. E vorrei aggiornare anche questa contabilità, diciamo, delle situazioni al limite, se non drammatiche, con questa questione delle milizie bianche. Che mi dite di questa questione che è apparsa spesso come, diciamo, nelle manifestazioni contro i lockdown, le restrizioni del Covid, no? Cioè gente Certamente. con i pantaloni militari, con la giacca, con la camicia a fiori e con in braccio un fucile mitragliatore d'assalto, insomma, militare. Esatto. E intanto mi sa che abbiamo perso Eric, il Com'è? collegamento con Eric. Perché? E, comunque, Luciano, mi ricollego per rispondere a questa domanda a quello che dicevi sulla guerra civile, perché in realtà è tutto un filo, nel senso che molto spesso queste milizie che tu dicevi sono espressioni di minoranze, di ultradestra che fanno parte molto spesso degli stati che erano allora della Confederazione, che sono adesso del sud degli Stati Uniti, che ancora portano avanti un ideale nostalgico di quello che appunto era la superiorità bianca, che era diciamo, il fulcro proprio del problema della guerra civile. Se n'era anche parlato, no? Proprio in merito a possibili scontri tra manifestanti di Black Lives Matter e manifestanti bianchi contro appunto il movimento di diritti civili. Se si poteva parlare di una nuova guerra civile. Fonti autorevoli ci dicono di no, nel senso che per il significato appunto che ha la guerra civile negli Stati Uniti non si può effettivamente parlare di guerra civile. Però comunque le tensioni ci sono e come dicevi tu, le milizie bianche sono espressione di una ultradestra che Trump ha sempre coltivato e incoraggiato dai tempi della manifestazione di Charlottesville del 2017. Quindi Quindi, anche quella è una cosa da tenere d'occhio. certo, qui Comunque, questa. come Oh, eccolo, ecco, dice, abbiamo ce lo siamo recuperato. perso. Ma quando Sì, mai? Ma quando mai? Quando c'era un mai? articolo di 3 settimane fa del New York Times che scriveva che comunque Trump è diventato un po' il punto di riferimento della destra neonazista tedesca e quindi cioè, è visto come un salvatore. Vabbè, Quindi ma questo è un perché po'. questi hanno tutti i simboli nazisti, gli elmetti dell'SS, insomma, sì, potrebbe essere un fatto di colore, ma non lo è perché sparano, ragazzi. Questo si chiama questo gruppo che sta emergendo, appunto, che abbiamo visto nelle manifestazioni
contro le restrizioni della pandemia. E i Boogaloo Boys, o mi sbaglio? Sì, sì. I Boogaloo Boys. I Bangaloo Boys. Boogaloo Boys, così leggo. Sì. Caratterizzati dal vistoso abbigliamento in pantaloni militari e camicia havaiana, questo lo dice. Piccole milizie attive, ben coordinate e finanziate dall'ala più conservatrice del Partito Repubblicano. Esatto. Sì, ma il problema delle milizie indipendenti negli Stati Uniti è ingente, nel senso il fatto che negli Stati Uniti non ci sia stato un esercito di stanza fino alla guerra del Vietnam, cioè che praticamente non esisteva l'esercito, ti chiamavano quando c'era da combattere, questo ha creato comunque dei grossi precedenti, anche la gestione delle armi, diciamo, non soltanto del benzinaio dell'Ohio che ha il fucile perché sta nel deserto, ma anche proprio l'esistenza di compagnie militari private, insomma è una realtà negli Stati Uniti, è un altro di quegli aspetti un po' strani e un po' contraddittori con l'immagine della più grande democrazia del mondo che loro vorrebbero che hanno sempre esportato in tutto l'Occidente e non solo. Oltre a quello ci stanno anche i contractors, ossia le milizie a pagamento. Oh, sì, sì, questi. Esatto. I famosi mercenari. Sì, beh, questi ce l'hanno tutti però, cioè, tutti, perché intervengono tutti gli stati, cioè non tutti, nel senso in America ci sono solo questi, però dico, l'utilizzo fuori del proprio stato nazionale di contractor ce l'ha la Russia, ce l'hanno tutti. Per non intervenire direttamente usano queste milizie pagate, insomma. Esatto. C'è questa... Scusa. No, niente, il problema proprio di queste milizie è che adesso si rischia proprio che dopo il 3 novembre, se non ci sarà un esito certo delle elezioni, che si possano contrapporre, diciamo, i gruppi, quelli di sinistra più estremisti, che sono, diciamo, gli Antifa, che sono questo gruppo antifascista, così, che il presidente Trump vuole inserire tra le liste dei gruppi terroristici, e poi questi, tutti queste milizie armate di destra. Il rischio è questo. Sì, loro contano comunque di avere come dire, un supporto di massa, sono quello che emerge, ma il supporto di massa con questa che è la diciamo la teoria che esprime appunto questo popolo profondo degli stati del sud, la Prudisherim, come si dice adesso, non mi viene bene, secondo cui la classe lavoratrice di fatto è schiacciata tra un'elite liberale da una parte, quindi Washington, e il sottoproletariato dei neri immigrati dipendenti dagli aiuti governativi, quindi sfaccendati e ubriachi che girano, e quindi questo è, diciamo, la sottocultura che alimenta questa situazione. Cioè, questo odio razziale nasce da questo, cioè un odio contro lo Stato centrale da una parte e dall'altra contro quelli che stanno sotto, quei più poveri, sì, che però vedono come potenziali ladri, farabutti, gente che può creare solo che problemi, insomma, questo è un po'. E quindi loro, queste milizie, dicono solo noi vi possiamo salvare perché dobbiamo battere questo Stato, quindi il nostro riferimento è Trump. Questo è un po', no? Esattamente, infatti uno degli ultimi casi era stato di riferimento durante gli scontri appunto di queste due fazioni tra manifestanti di Black Lives Matter e milizie bianche, era stato proprio scatenato da un ragazzo che stava facendo la ronda per difendere la popolazione da questi manifestanti pericolosissimi, a loro detta. Quindi diciamo che gli Stati Uniti hanno una grossa contraddizione al loro interno, sono uno stato caratterizzato dalla multiculturalità,
perché è proprio il melting pot delle razze negli Stati Uniti, dell'etnicità, la race americana è alla base della fondazione dello Stato, dell'esistenza del paese, però nel contempo sono, come dicevi giustamente tu, attraversati anche da un forte razzismo. Quindi insomma... Questo è sempre più evidente, ma ecco, c'è sempre stato però, c'è sempre stato, sì. E solo che viene alla luce in certi momenti particolari, certamente viene alla luce proprio nei momenti di crisi economica che si sta producendo, come questa con la pandemia, insomma. A proposito, come sono i dati? Molto preoccupanti, perché è una cosa, hanno superato i 200.000 morti, se non vado errato, no? Sono più di 200.000 morti e più di 6 milioni di casi, considerando che tutta Europa solo oggi ha superato i 5 milioni di casi, quindi qual è la portata. È una cifra enorme. Beh, poi l'Europa complessivamente ha 500 milioni di abitanti, no? Voglio dire, quindi la proporzione è spaventosa, insomma, ecco. Sono 27 stati, tra l'altro. E comunque tieni conto che in Europa è ripresa un po' l'epidemia, la pandemia è ripresa, ma diciamo noi abbiamo focolai qua e là, ma insomma tutto sommato li teniamo sotto controllo, anche se ogni tanto, secondo i tamponi che si fanno, emerge una cifra più o meno alta, no? Però non c'è paragone con la Spagna e con la Francia. La Francia fa 14-15 mila al giorno, insomma, noi riteniamo, una cifra 1.500-1.700, non arriviamo a 2, se arriviamo a 2.000 è una cosa che, come dire, mette in ansia tutti, perché comincia la paura che riprenda via. Però insomma, ormai siamo pure attrezzati, voglio dire, non ce la curiamo, speriamo che tutto proceda bene, ma se anche ci dovesse essere una seconda vera ondata, insomma, un po' di esperienza ce la siamo fatta, cosa che non vedo in America, insomma, ecco. Poi non è paragonabile il sistema sanitario americano con quelli europei, anche per quello, insomma, assolutamente non è paragonabile. Però l'Inghilterra, che ha pure un sistema sanitario di vecchia data, statale, pubblico, eppure sta in una situazione molto, molto pericolosa, insomma. Rischiano un nuovo lockdown. Sì, assolutamente. Ma quello che mi ha sorpreso più di tutti è stato Israele, perché diciamo è uno stato piccolo, controllatissimo, eppure è scoppiata questa pandemia in una maniera così forte, violenta, insomma, che sta mettendo in discussione. Ma lì c'è il problema. Ma lì c'è il problema degli ortodossi, del fatto che comunque sono contro la medicina tradizionale, sono un po' queste cose così, che all'inizio dicevano che comunque il Covid era una punizione di Dio, contro, contro gli omosessuali, queste cose che vabbè sono uscite pure fuori negli Stati Uniti con i pastori televangelisti. Vabbè, pure più o meno è la stessa, cioè, la matrice. Pure in Italia c'è stata una manifestazione in però insomma erano quattro gatti, insomma, non è che erano quattro gatti un po' ridicoli, è stata quasi una sceneggiata, insomma, più che una manifestazione, tant'è che qualche attore si è pure fatto sotto, insomma, perché dice vabbè ci sto pure io, però giusto per farmi un po' di pubblicità. Però insomma non so, ecco, questo non riesco a capire, come non riescano a percepire in America questo pericolo che pure esiste. È un, oddio,
lo capisco perché sia al sud sia al centro, finché non, la cosa non ha preso piede veramente, tutti dicono.